con un eufemismo leggero ritardo, riesco a farvi oggi il video della scroll box di aprile e ho pensato di farlo un po' diverso dal solito, di editarlo, registrarlo in un modo un po' diverso per cercare di renderlo un pochino più veloce. E quindi, come al solito, il tutto arriva con il disegno e la scheda dell'artista del mese che ha realizzato questo disegno, devo dire veramente bellissimo. Non so come abbia fatto con i prodotti inclusi in questa box, che già da questa premessa avete capito non mi hanno proprio del tutto entusiasmata, ma comunque questo è l'artista del mese, Camilla Gardner, e ovviamente c'è anche lo Scrolls In che ci illustra tutti i vari prodotti. Ci sono, c'è l'intervista all'artista del mese, tip and trips su, diciamo, quelli che sono i prodotti un pochino più particolari. In questo caso i prodotti più particolari di questo mese sono gli Aquafine, ma poi vi dico. E poi ci sono ovviamente alcuni disegni della box precedente, ovviamente i miei non ci sono mai, ok, ma anche questa insomma è stata un po' difficile da fare, e poi un po' di informazioni varie. Lo Scrolls In è molto bello graficamente, così come l'adesivo che riprende sempre il disegno, e avete capito che l'argomento, il tema del mese è Birds of a Feather, quindi ha a che vedere con uccelli e piume. Ma poi insomma vi farò vedere il mio disegno, che ovviamente se mi seguite su Instagram avrete già visto. Detto ciò, iniziamo. Dunque, secondo la schedina inclusa appunto con la box, l'obiettivo praticamente di questa box è di creare, di lavorare con gli strati, quindi le stratificazioni di colori, di materiali, di modo quindi da creare un disegno che produca degli effetti non solo visivi ma anche tattili. Insomma, più o meno ci ho provato anch'io. Primo prodotto appunto di cui si parla sono questi acquerelli che sono della Deller Ronet e sono gli Aquafine, appunto watercolor, e arrivano nella versione blu colore 123 ultramarine blue dark, il colore 515 Alizarin Crimson Hue, il verde il 352 Hooker's Green Dark. Poi c'è ovviamente il bianco, lo 001 Chinese White, il giallo che è il 651 Lemon Yellow e questo, diciamo, marroncino che è il 667, che è il Rose Sienna. Arrivano appunto questi colori che io sinceramente i colori così in tubetti non è che proprio li adori. Io gli acquerelli preferisco quelli che sono già belli compattati nel loro apposito scomparto, vado semplicemente a bagnarli con il pennello e via. Questi sono un pochino più complicati, li devi mischiare, devi trovare una superficie per mischiarli, insomma, comunque, diciamo, la cosa principale che ci viene detta è che sono molto pigmentati, ovviamente, questi sono i, mi dico per un nome preciso, i Deller Roni Aquafine Watercolor Tubes. Sono molto pigmentati con e rilasciano praticamente quindi un flusso, un colore continuo, e sono resistenti anche alla luce. I colori che sono un pochino più chiari, un pochino più trasparenti, hanno comunque potere coprente e quindi forniscono ottimi risultati di lavoro. Il secondo prodotto che troviamo qui è praticamente questo water brush, che devo dire è veramente molto molto ben fatto, e ora vi dico. Questo è il Derwent Push Button Water Brush taglia M, quindi le setole sono di questa grandezza più o meno,
E la cosa, diciamo, positiva è, a parte che ha anche il, e non è scontato, il cappuccino qui che si può incastrare, ma soprattutto ha un buon serbatoio di acqua, ma soprattutto ha questa parte qui che praticamente si può premere molto facilmente e permette quindi un rilascio molto ben controllato di acqua. Io adoro i water brush proprio perché mi evitano l'impiccio di dover magari cambiare l'acqua che sciacquando il pennello si sporca. Insomma, sono molto molto pratici. E qui ci dice che praticamente ha appunto questo serbatoio molto ampio per l'acqua e questo pulsante. E io infatti devo dire che anche con le setole di nylon mi trovo sempre molto molto bene con questi pennelli, e questo è uno dei migliori che io abbia. Devo dire questo, sì. Poi, tasto dolente. Allora, abbiamo queste due specie di matite. Ah, molto semplici nella grafica, come vedete, una è bianca e una è nera. Allora, una ha la punta, questa bianca, questa ha queste punte spuntate. Allora, queste sono le Royal Sovereign Chinagraph Pencils. Allora, la cosa particolare che hanno queste matite sono che praticamente dovrebbero essere, poter essere utilizzate su qualunque tipo di superficie. Quindi ci dicono l'inchiostro, la plastica, l'acetato, la pellicola, i mattoni, il legno e il vetro. La particolarità è che la loro punta contiene praticamente cera, per cui sono anche repellenti all'acqua e si dovrebbero combinare perfettamente con gli acquerelli. Allora, leggendo i tip and tricks qui del libretto, dello scrollzin, ci dicono che andando a dipingere, quindi ovviamente a colorare una superficie, parte della superficie con questi, e poi passandoci sopra gli acquerelli si dovrebbero praticamente dovrebbero non attecchire al foglio e lasciare quindi quella parte che noi abbiamo colorato con questa, con queste, libere dal colore. In realtà, e quindi questo permetterebbe di creare delle perfette zone di ombra, punti luce, eccetera. In realtà no, io ci ho provato, ma il colore mi rimane sopra queste. E tra l'altro questa nera, come vi ho ben fatto vedere, ha la punta completamente rotta, e rotta quindi fin dall'inizio che l'ho cominciata a temperare, e se c'è una cosa che io detesto sono le matite rotte, perché trovo che sia uno spreco di prodotto assurdo, sono inutilizzabili. E soprattutto io detesto quando trovo questi prodotti rotti e non è colpa mia, perché ora mi fosse caduta, ok, colpa mia, lascio stare. No, ce l'ho trovato e questa cosa mi disturba alquanto. Comunque questi prodotti no, non mi hanno per niente convinta e non fanno quello che dicono. E poi, ultimo prodotto è l'A5 Watercolor Pad da 300 grammi, 8 fogli, ed è questo che è brandizzato Scrollbox. E niente, questo qui è il semplice, al solito, album a formato A5, molto pratico, con questi fogli belli spessi, belli ruvidi, proprio adatti ai watercolor. E adesso passiamo al disegno che ho provato a realizzare io. Quando ho letto Birds of a Feather ho pensato, ok, io gli uccelli non li disegno mai, non li so disegnare e neanche mi ispirano particolarmente. Poi però ho pensato alle piume, che comunque sono un qualcosa che mi piace, e ho pensato al cappello, o comunque a quella specie appunto di copricapo che hanno gli indiani. E quindi ho disegnato una ragazza indiana con il suo copricapo fatto di piume. Ve lo faccio vedere più da vicino. E questo è quello che ho cercato di realizzare, e ho cercato di creare una sensazione tattile in questa parte del disegno, creando quindi un piccolo spessore. Allora, una cosa che io detesto è quando prendo un bel po' di bianco, ci metto giusto una puntina di rosso
e mi esce fuori un rosa del genere. Ora, magari è vero che con gli indiani è un colore che più o meno ci sta, però avrei preferito un rosa decisamente più chiaro. Ho cercato anche di creare questi effetti un po', diciamo, watercolor, utilizzando magari qui la punta un pochino più asciutta del pennello. Qui ho cercato invece di mischiare un po' i colori, insomma di creare un po' un effetto particolare, e questo insomma è il risultato. I colori più o meno si sfumano, ma insomma non è che proprio mi abbiano entusiasmata, e comunque alla fine, considerando che quelle matite sono inutilizzabili, soprattutto quella nera, i contorni ho barato, li ho fatti con una matita. Quindi io direi che, considerando tutte le difficoltà che ho incontrato con i prodotti di questa box, che io non promuovo assolutamente, direi che il mio disegno si può anche promuovere più o meno, perché comunque un senso ce l'ha, più o meno rispetta anche il tema, però ecco, non mi hanno entusiasmata per niente. Ok, questa è la scroll box di aprile, e me ne manca solamente una, che comunque mi è arrivata un paio di giorni fa, quindi sono quasi in tempo con i video, e noi ci vediamo al prossimo video, in cui vi devo parlare di una cosa nuova che ho fatto e di un piccolo viaggetto che ho fatto. Ovviamente se mi seguite su Instagram già saprete tutto, quindi seguitemi sui social e sotto trovate il link, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!